Buonasera a tutti amici delle videosfide e benvenuti a questa nuova videosfida. Oggi tocca a me lanciarla. Vi ricordo che, altrimenti me ne dimentico, la sfida è da pubblicare il 25 ottobre, venerdì 25 ottobre alle ore 18:30. Dunque, io sono sempre stato un appassionato di Nibble. Se vi ricordate, una delle mie prime videosfide che proposi su Commodore 64 fu un gioco, una conversione di questo qui, chiamato Viper, scritto Viper come vipera, che se non sbaglio fu sviluppato da un francese. Fu fatta questa conversione non ufficiale, non credo sia mai usata, mai uscita, scusatemi, con nessun titolo, via, con nessuna cassetta ufficiale. E niente, ora adesso andiamo a vedere. Penso che qui in genere tutti facciamo vedere un po' come funziona il gioco. Qui penso non ci sia bisogno perché veramente è uno dei più famosi. E cosa volevo dire? Niente, allora, per la versione so che molti dicono quale versione, io non so che versione sia. Io ho messo quella che ho sulla mia plancia. E questa è. Allora, questa qua la conosce tutti, io mi ci sono finito anche con i suoi cloni che quasi tutti si chiamano Snake, anche sui cellulari. Voi dovete mangiare tutti i pallini, tutto il cibo, diciamo, senza mai mordersi la coda, perché ovviamente, come sapete, se vi mordete la coda perdete una vita. Un altro modo di perdere la vita è quando finisce il tempo. Quando avete terminato tutti i pallini, ovviamente lo schema finisce e si va al successivo. Più si va avanti e più vedete, aumenta, già qui si nota, aumenta la velocità. La difficoltà più grossa che c'è in questo gioco sono i comandi, soprattutto il joystick, perché quando comincia ad andare veloce ci si morde più facilmente la coda, perché ci vorrebbe quei joystick, come c'è anche il buon ATP, a quattro direzioni, perché spesso questo è uno degli schemi peggiori per mordersi la coda, perché anche io spesso magari non so, hai visto? Io mi sono morso la coda perché ho fatto il giro intero, perché è molto, con 6 direzioni è molto difficile. Proprio ora sto chiacchierando anche. Però è questo che è un po' più difficile. Qui in alto c'è, ovviamente, qui c'è il mio high score 58.000, però quello ovviamente non vale per la videosfida perché qui ci mantiene sempre il solito, come si dice, il solito punteggio, il record lo mantiene, però veramente, chiaramente sarà quello che farò durante le prove. E niente, penso non ci sia altro da dire. Io auguro buona videosfida a tutti e vi ricordo ancora una volta, visto che mi sono ricordato, il 25 ottobre alle ore 18:30, la data per la pubblicazione. Buona videosfida a tutti.